commerciale. Perché adesso dovrai sviluppare il tuo inglese. No, ci stai tu, io ti do il numero. No, sviluppi il tuo inglese davanti. Ti do il numero di un giocatore che forse è stato il migliore lì perché ha messo in evidenza dei numeri straordinari con una squadra straordinaria. Una squadra che ha realmente fatto un cammino esemplare. E allora, come di consueto, mentre tu scaldi i motori per parlare in inglese col nostro protagonista, andiamo a vedere insieme di chi si tratta. Ed è Patrick Dorgu il protagonista, eccolo qua. Allora, wait a moment, we're looking. Guardiamo insieme le sue migliori gesta e poi qualche domanda Gabriele Schiavi gliela farà. Congratulations for this trophy. What are you feeling during this season? Cosa hai provato durante questa stagione? Yeah, it's been a really good season and of course we ended first in the start of the season, so it's been very good. But the season not finished, yeah. Not in the start of the post season. What's your feeling? Cosa sentirai per questa fase finale? Yeah, the season is not over yet and we of course hope that we can go all the way through and win it. But it's going to be difficult, but yeah, we hope. Congratulations, but mister, oh, that's so you. What's your feeling avec pardon, parlo francese, perdonami, with Copitelli? Yeah, he's a very good coach and I'm happy for him to bring me here and yeah, I'm just happy that I've done so well to get this award and yeah, but yeah, we have to continue and hopefully yeah, get it over with and win it. Ha chiaramente detto, è abbastanza semplice quello che ha detto, ha parlato dell'inizio della stagione, è stata una grande stagione per lui, è stata una grande stagione per il Lecce, inciso chiaramente complimenti anche alla prima squadra per la salvezza raggiunta nella giornata di ieri, ha parlato, gli ho chiesto che cosa pensa e che sensazioni ha avuto con il mister durante questa stagione, ottime sensazioni e ricordava che la stagione non è ancora terminata, loro sono stati i primi della classe e vorranno chiaramente poi mantenere quello che è questo obiettivo. Tra l'altro già dai numeri del Lecce quest'anno sono numeri importanti, no? Chiude la stagione prima in regular season, i complimenti vanno fatti naturalmente a Federico Copitelli, miglior difesa per quanto riguarda anche Dorgu nella fattispecie, insomma anche a livello realizzativo l'abbiamo visto e soprattutto una squadra che ha avuto secondo me la continuità giusta in questa stagione che le ha permesso insomma di chiudere al primo posto in classifica. Questo un po' riassumendo i numeri di chi ha chiuso al primo posto la regular season. You speak just a bit Italian? A little bit, but not much. Ok, lui parla pochissimo italiano ed è meglio di no. Thank you so much and good luck. Grazie a Dorgu chiaramente. E è l'attaccante sostanzialmente. L'abbiamo tenuto per ultimo perché numeri alla mano è stato l'assoluto protagonista indiscusso di questa stagione laureandosi capocannoniere. Scopriamo insieme con la nostra carta chi è il protagonista. Ed è Burnete del Lecce il protagonista che manca per chiudere questa nostra top 11. Complimenti, vieni pure qui, tra pochissimo anche a te il premio. Prima però, allora, tutti i gol non li abbiamo messi. No, era un po' complicato. Era un po' lunga, tutti i gol non potevamo metterli. I più belli, vediamo se sono i più belli perché li ha scelti lui. Ecco. Quindi vediamo insieme se sono i più belli.
sia Gabriele. Io intanto però ti concedo il, e ti cedo il premio, perché te lo sei meritato a suon di gol, capocannoniere del campionato, il Lecce che ha stravinto nel corso della, della regular season. Complimenti. Grazie, abbiamo fatto una stagione pazzesca. Devo ringraziare al mister, a tutti i compagni, alla società. Abbiamo fatto veramente una stagione incredibile, però ancora ci giochiamo tutto. Siamo arrivati così lontano, però non ci vogliamo fermare. Vogliamo andare fino alla fine e vincere questo scudetto. Sì, credo la continuità sia stata l'arma principale del, del Lecce, perché poi ci ha creduto pian pianino. Ti chiedo, qual è il tuo idolo, il giocatore a cui fai riferimento? Cristiano Ronaldo, da piccolo lo guardo. Proprio secco, non è uno qualsiasi. Bene. Chi di gol ne ha fatti e come? Si è parlato di una sorta di magia a Lecce, no? Dicevo prima con Dorgu, complimenti chiaramente alla prima squadra per la salvezza. Un progetto ben chiaro con Pantaleo Corvino, con chiaramente tutti i direttori facenti parte del, del Lecce. È magia con Coppitelli? Sì, mister Coppitelli è un grandissimo allenatore. Da quando è arrivato mi ha dato tantissima fiducia. Devo ringraziare per tutti questi gol e tutte le prestazioni buone che io ho avuto questo anno. Devo ringraziarlo moltissimo. E tra l'altro è un collettivo, no? Perché ci sono tanti giocatori anche a centrocampo che al pari di chi abbiamo chiaramente scelto nella, nella top 11 avrebbero, avrebbero meritato. Dicevi bene, adesso però la formula del campionato primavera è particolare, perché avete dominato, ma adesso arriva il bello, perché attendete di capire chi affronterete in semifinale. Sì, come avevo detto prima, fino adesso abbiamo finito il regular season sul primo posto, però questo ci dà tante soddisfazioni, però non significa che abbiamo vinto il campionato. A noi non conta tantissimo con chi giochiamo, per noi è importante di avere l'atteggiamento e di fare una grandissima squadra, una grandissima partita, e possiamo vincere contro ogni squadra. Io ti ringrazio, perché hai deciso di farla in italiano l'intervista e lo parli anche molto bene, quindi vai, vai tranquillo. Gabri, vogliamo aggiungere qualcosa o lo ringraziamo? No, facciamo i complimenti anche qui. Ti chiedo la differenza tra l'anno scorso e quest'anno, cioè l'anno scorso il Lecce si è salvato, quest'anno quando avete capito che potevate vincere il campionato e magari puntare dritto allo scudetto? Cioè qual è il passaggio dall'anno scorso a quest'anno? Allora, dall'inizio anno sapevamo che abbiamo una squadra fortissima, però stavamo pensando più al playoff che finire sul primo posto, però i risultati sono arrivati, abbiamo lavorato tantissimo e questo ci ha portato a finire il regular season sul primo posto. Ah sì, assolutamente sì. Complimenti ancora, stiamo vedendo la festa e c'è da sottolineare come i tifosi del Lecce appena possono seguono anche la primavera, e queste immagini sono da supporto, perché anche lì, se non erro, dicevamo sono già da la presenza dei vertici, patron Sticchi Damiani fisso, quindi la presenza anche della società ovviamente al seguito dei giovani.